Radio Ok, in collaborazione con Magilla Spettacoli, presenta Dimmi la Tua, interviste con i personaggi e gli artisti del momento, ogni martedì, giovedì e sabato alle 19.30, in diretta live sulla pagina Facebook Radio Ok. Conduce Daddy DJ. Io sono Daddy DJ, o meglio Daddy DJ, e abbiamo con noi oggi questo appuntamento del 30/01/2021 un personaggio italiano molto conosciuto soprattutto sulle pagine Facebook, ma si sta facendo conoscere, diciamo, oltreoceano. Abbiamo in diretta su questo appuntamento del 30/01/2021 un personaggio bello, amichevole, uno che piace stare con gli animali, e una chiama l'aria, una chiama l'avventura, una chiama correre, soprattutto. E vi presento subito a voi la campionessa. Ciao a tutti, ciao Nicole, buonasera e benvenuti in questo bellissimo blog Radio Ok e la pagina ufficiale. Nicole, raccontaci, partiamo subito con l'intervista, no? Chi è Nicole Orlando? Sono Nicole e Orlando, sono campionessa di atletica leggera, e nel senso che ho tanta grinta, ho tanta tenacia, tanta grinta che ho dentro. E amo anche, senso, soprattutto mi piace stare con la mia famiglia, con i miei genitori, i miei nonni, e con i miei cani e soprattutto anche con il mio fidanzato Carmelo, che adesso lui in Sicilia. Questa è la novità, lo stai dicendo in rete che sei fidanzata? Sì, sono fidanzata, sì. Sono contentissimo. Lo sai che veramente, Nicole, io dal primo momento che ho visto la tua pagina Facebook, non dico che ogni volta che vedo Orlando con i suoi fantastici video, mi emoziono perché esprime, oltre quella grinta, no? Ma proprio esprime quella voglia del voler vincere tante battaglie. Partiamo un pochettino dalla tua storia, no? Tu sei Nicole Orlando, sei una campionessa di atletica leggera. Sì. Quando hai iniziato a muovere i primi passi nel mondo dell'atletica, Nicole? Senso che l'atletica, senso, mi dà, senso, mi piace fare, no, senso che io atletica mi piace tantissimo. Voglio mantenere il mio fisico sano e voglio far vedere chi sono veramente. Qualcosa veramente di fantastico. Il primo passo, com'è che ti è venuta questa voglia di fare atletica? Cosa ti ha scritto di più? Che dire, atletica mi dà la forza e comunque adesso mi manca i miei allenamenti. Però comunque spero che finisce il coso di lockdown del Covid. Siamo un po' tutti stanchi, no? Giustamente. Lo so. Potrei di nuovo continuare a fare allenamenti, però adesso non posso e devo aspettare che finisce il lockdown. Capito? Poi parliamo un attimino anche di questo, Nicole. Parliamo pure di questo. Quali sono stati finora il momento più bello e il momento più brutto della tua carriera sportiva, no? Tu sei una campionessa. Sì, il momento più bello è, senso, il momento più bello mi sembra che dei miei medaglie, ecco, che mi è, senso, affezionata, ecco, che mi piace. Il momento brutto
perdo sempre quando perdo le gare, non mi importa, so che vinca meglio, ecco. Che importante, che sia importante partecipare, no, Nicole? Sì, solo partecipare e di Dimmi, fare figlio. meglio, ecco. Secondo te, i tuoi punti di forza e gli aspetti che invece credi di poter migliorare? Sento che io mi miglioro tantissimo, senso i miei punti di forza. Mi sembra pensiero, cuore e le gambe che mi danno la carica giusta e di andare fino alla fine, ecco. Brava, brava Nicole. Io mi sono un attimino spostato perché io ho la bellezza di due gattini, anzi tre, di cui uno è piccolissimo ed è la peste, cioè vedi l'intrepido, io lo chiamo l'intrepido, e poi c'è uno che è affezionato, lui stava dietro al monitor che stava vedendo che cosa stava facendo, lui si stava arrampicando, non l'ho aiutato, ma bensì lo stava spingendo a farlo cadere perché non si sopportano. Giustamente, no? Una domanda che mi occorre fare, no? Tu Sì. sei una campionessa, quindi di atletica, fai atletica. Quindi Sì, facendo atletica atletica mi piace, a però casa, mi no? Dimmi, dimmi, Nicole. comunque. Ah, scusa. No, no, dimmi, dimmi, Nicole, dimmi, dimmi, No, parla. non volevo disturbarti, No, no, no. No, perché sai che io sono anche appassionata di sport, perché io ho fatto anche gli atti di sport, Aspetta, soprattutto. aspetta, aspetta, poi parliamo dell'altro sport. C'è una domanda apposta per quello. Aspetta. Dimmi. Allora, dovendo stare a casa, dovendo stare, diciamo, non lontano da casa, perché tu da casa stai, perché comunque in questo Sì, periodo. sono sempre a casa, perché io quando vado in giro, senso, faccio de delle gare in giro, ecco, volevo dire. Quando ti sei spostata, no? Perché partecipavo, se non sbaglio, a qualche gara, no? Fuori dall'Italia, no? O Sì, sbaglio? in tutti i posti lontani o vicini, quando faccio delle gare io Ma mi diverto. ti sposti nell'Interland italiano o hai disputato anche qualche gara internazionale di atletica? Adesso non mi ricordo bene In Africa sei andata. benissimo, però i posti che vado in giro insieme con mia mamma, che vado a fare delle gare che faccio di nuoto o di atletica Allora, facciamo dire una cosa, la domanda è questa, Nicole. Giustamente ti sei spostata, no? Ti sei spostata, ti sei da casa, giustamente, stando a casa, però quando tu ti sposti, magari vai a fare un campionato in un'altra regione, perché se non sbaglio tu l'hai fatto, Sì, ecco. cosa ti manca di più della tua terra? Quando ti sposti da casa tua, diciamo, Nel senso che io rimango sempre a casa perché mi piace stare a casa, però mi piace anche spostarmi degli altri, no, nel senso per andare a fare delle gare che faccio io. Penso di delegare di nuoto, di atletica, Sì, ma perché cosa ti manca mi. di più, Nicole? Cosa ti manca di più quando ti sposti? Anche da paese a paese, no? Cosa ti manca di più di Biella? Perché tu sei una biellese, se non sbaglio. Sì, sono di Biellese e abito qui a Biella, però non so, saprei. Non ti manca niente, tu dici. A me quando mi sposto di Biella No, non mi manca. io non sento che io non mi manca queste cose qua, sai? Questo sai che è un punto a tuo favore? Perché i soliti atleti quando si spostano hanno sempre, gli manca sempre un qualcosa della propria città, della propria terra. Sì, solo che mi manca un po' la casa, però proprio la mia nostalgia, quando vado a fare, nel senso che quando vado a fare appostamenti delle gare che faccio insieme con mia mamma o così, però mi manca la nostalgia di casa, però comunque io rimango a casa soprattutto, capito?
Sì, è chiaro. La mamma mi ha parlato sempre che tu sei una casarola doc. A Nicole ama stare a casa. Guarda, assomigli tanto alla mia cara moglie. La mia cara moglie, quando voglio stare a casa, detto, usciamo, andiamo a cercare un caffè fuori, no? Anche nel tempo di pandemia, ma adesso no, voglio stare a casa. Rimani a casa. Ho scritto anche due libri, anche soprattutto. Aspetta. Ok. Negli anni passati hai avuto la possibilità anche di competere in gare di rinomata importanza. Quali sono le maggiori differenze che hai trovato tra il correre in gare in competizioni di questo tipo, innanzitutto? E poi anche a competere in Italia, no? Perché tu hai disputato anche in parti. Sì, sono insieme con la squadra della Federazione Italiana con i miei compagni della Frisdire di CIP, e quando ci tifiamo a vicenda l'uno con l'altro. E ci sosteniamo sempre noi, ecco, e ci diamo la carica che abbiamo, ecco. Dai. Brava, sei veramente un talento, Nicole, sei un talento. Grazie. Allora, che cosa ti piace fare nel tempo libero quando sei lontana da partite? In questo caso non sei a partite, ne fai, oppure è allenamento, gare? Nel senso, il tempo libero io ascolto la musica, scrivo anche le poesie d'amore per mio fidanzato, oppure gioco con i miei cani, che sono un po' rompiscatoli, oppure faccio anche ricette della cucina, che io amo anche cucinare. E poi sento la musica e poi magari leggo anche i libri d'amore, ecco, che sono un po' appassionata. Ah, sei pure romantica, oltre che talento la nostra Nicola è anche romantica, è una romanticona, che brava la Nicola, sei proprio brava. Comunque mi piace anche fare la modella da grande poi. Ho visto quel video eccezionale con la spiata sotto il garage di casa sulla pagina social. Lo so. Ho visto, ha messo anche mi piace, ho visto. Lo so. Ecco la domanda che tu stavi dicendo poco anzi. Segui e ti piacciono altri sport oltre l'atletica? Sì, nel senso che io sono appassionato di sport, ho fatto anche gli altri sport, ecco, soprattutto. Dilli che io ho visto, dilli cosa hai fatto. Nel senso che mi piace la vela, la vela con il mare aperto, e le bocce, pallavolo, tennis, ping pong. Danza, mi piace hip hop, ho fatto due musical insieme con mio fratello Michel, sì. La signorina Nicole non le vuole dire alcune cose, ma lei è andata anche a partecipare anche a Ballando sotto le stelle. Sì, moltissimo. Dove l'immagine che fra poco vedrete è proprio sua che sta ballando. Io, Nicole, un'altra domanda, perché dopo alla fine io ti voglio fare anche un regalo, sì. Lo faccio con il cuore, senti la musica che è fantastica, okay. Ma c'è in ballo una situazione che te la voglio regalare, se hai delle foto, lo dico pubblicamente, che vuoi fare un video con delle foto, dite alla mamma che me le manda, che ci penso io. Ci penso io a fare tutto quanto il video, te lo regalo volentieri. Nicole, tu sei specializzata sui 100 metri e 200 metri, è vero? Sì, certo, giusto. Nel giavellotto, nel salto in lungo e nel triathlon. Quale di queste specialità ti attrae di più, Nicole?
Nicole. La mia disciplina mi piace saltimbungo, che voglio saltare ancora meglio e di allungarmi bene il mio corpo, di saltare meglio che posso. Sì, mi piace proprio saltare ancora di più, ecco. Brava, gli piace essere più elastica, diciamo, avere il salto in lungo, come viene detto, no? Il salto in lungo. Ultimamente, o qualche anno fa, la nostra Nicola ha partecipato a dei giochi in Sudafrica, se non sbaglio, no? O non Sì, sei mai mi andata? ricordo. E, sì. Che cosa ti ricordi di questa bella esperienza, Nicola? Penso che è un'avventura bellissima lì in Sudafrica, Bloemfontein. Lì ero insieme con i miei compagni della Frisbee Federazione. Abbiamo fatto delle gare insieme. E lì mi ricordo che ho dedicato questa vittoria alla mia nonna in Sudafrica, Bloemfontein, e ho dedicato questa vittoria per la mia nonna, ecco, perché adesso è che mi manca tantissimo, e ho fatto per lei, ecco, e ho cantato anche l'inno dell'Italia e di Mammelli, e quello è il ricordo più bello della mia vita, quello. Adesso un consiglio a tutti questi grandi talenti o questi grandi sportivi che, tra l'altro, faccio un punto, sono dei talenti, ma nello stesso tempo ci sono anche chi si improvvisa talento e soprattutto sportivo. È duro allenarsi. Dai qualche consiglio tu da atleta. Senso, allenarsi si deve solo di fare meglio, 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 e di impegnarsi tanto, tantissimo. E lo so che è un po' difficile di allenarci, allenare, ecco, volevo dire, scusa. E, senso, di fare l'impegno. Il coraggio e determinazione e tanta grinta e tanta tenacia, volevo Brava dire. Nicole, brava Nicole, guarda, credimi, ogni volta che parli, forse non vorrei essere ripetitivo, ma quelle parole dette da te veramente suonano tanto. Se tutti quanti ragionassero come ragionassi tu, Nicole. Lo so, perché grazie per i miei genitori, ecco, la mia famiglia. Mi hanno No, dato tanto. hai detto la miglior cosa. E dobbiamo ringraziare tutti quanti, tutti, i genitori di Nicole, i genitori di tutti quanti i bimbi, i bambini, i signori, Mia nonna, anche soprattutto. nonni, chiaramente sì, perché veramente senza l'aiuto c'è sempre il genitore. Il Perché bene che vuole la mamma, Nicole, non te lo vuole nessun altro, mi ricordatelo. danno sempre la forza dentro di me, sai, la mia famiglia. Ma anche la mia. Perché senso da piccola, fino da piccola, mia famiglia mi dicono sempre spacca, Niki. Spacca Niki, e mo se lo dice pure Daddy DJ. Spacca Niki, lo dirà anche Daddy DJ da oggi. Vietato, via, non ce la faccio. Fantastico, credimi. Poi ultimamente, o meglio, io questo libro lo voglio, Nicole. Vediamo come fare, ma io il libro lo voglio. Chi stai Dimmi. salutando? Ma chi stai salutando? La No, madre. sto salutando mia mamma, scusami che. La mamma è sempre la mamma, poi specie la mamma di Nicole. Allora, ultimamente hai scritto un libro, hai scritto, dove dice, io il libro lo voglio, te lo dico già, io voglio questo libro. Vietato dire non ce la faccio. Perché l'hai scritto, Nicole, questo libro? Cosa? Senso che volevo questo libro, senso che ho scritto due libri insieme con Alessia Cruciani, e senso che volevo proprio fare capire ai ragazzi che devono l'impegno e tanta volontà e soprattutto talento. Brava, Questo che voglio. sei fantastica, lasciatelo dire, sei fantastica. Il secondo libro, questo è il titolo della copertina del secondo,
La prima sfida di Nicole e quello è dedicato ai bambini di 7 anni su, che io adoro tantissimo i bambini, perché Ah, lì c'è i disegni. i bambini, io ho un figlio di 7 anni, si chiama Gabriele. Lui quando ha saputo che doveva intervistarti, papà, veramente devi intervistare Nicole? È una ragazza bellissima. Lui c'ha 7 anni, è fantastico. Poi te lo farò conoscere, poi te lo farò conoscere. Ma sì, volentieri. Allora, poi tu sei un atleta dove anche il Presidente della Repubblica ti ha citato in un discorso di finale. E poi un'altra cosa, no, questo qua poi parliamo un attimino dei social, Nicole. Certo. È stata una bella sensazione. Cosa ti ha fatto capire il Presidente Mattarella quando ti ha citato in un discorso? Penso che fino all'anno, l'ultimo anno, ero sua baita dei de miei nonni, lì a Piemonte. Lì ero insieme con i miei genitori, con i nostri amici. Lì in televisione ho visto Sergio Mattarella che mi ha nominato il mio nome. Prima ero ovviamente preoccupata, preoccupatissima. Poi mi sono emozionata tantissimo e poi quando ho visto i miei genitori, quando ho visto la mia mamma, io ho detto, io non ho fatto niente poi lì hanno fatto tilt tutti i cellulari, hanno chiamato tutti che Nicole, sei stata nominata. volevano me. Nicole, sei stata nominata. Ma da chi sono stata nominata? Dal grande fratello, no, dal presidente Mattarella. Poi giustamente l'attività sportiva, no? Nicole, cos'è l'attività sportiva? Sportiva nel senso che è la mia passione, sai, per lo sport, perché nel senso la salute e di fare comunque salute e soprattutto anche alimentazione dei cibi anche soprattutto. La corretta alimentazione dei cibi, brava, bravissima. Perché adesso in questo momento io sto facendo la dieta che seguo su un foglio che mi ha dato la nutrizionista che cosa posso mangiare oppure Eh sì, perché tu sei un atleta, quindi giustamente devi rispettare la dieta di un atleta. Giustamente. Perché poi in questo periodo, giustamente, poi è tutto un po' più particolare. poi non riesco così non Vai, vai. riesco. Comunque io non riesco anche nel senso quando io mi alleno comunque io mi impegno che faccio, ecco. È un impegno, brava, brava. Quindi tu quando porti un impegno, giustamente vuoi far capire, Nicole, che quando una persona si impegna, si deve impegnare in tutto, sia dalla corretta alimentazione dei cibi, quindi essere sportivo è un impegno. E quindi giustamente a sua volta anche sacrificio. Giustamente, Nicole, adesso tocchiamo un tasto che tu sei molto molto brava. Ultimamente, Grazie. Nicole, qualche mese fa, ha citato un video del Grande Fratello, dove social, io da quel video amo di più Nicole nel senso buono della parola, perché quel video mi fa capire effettivamente chi è Nicole. E io mi Ai. invito. Aspetta, aspetta un attimo, finisco la domanda, poi ti faccio parlare, tranquilla. No, mi devi chiedere scusa. Poi giustamente, Nicole, con la sua voglia di fare, con la sua grinta, col vietato mai dire non ce la faccio, ha iniziato ad essere sempre più presente sui social. Ultimamente Nicole ha fatto un altro video dove fa capire alcuni aspetti della cultura e soprattutto delle manifestazioni a cui Nicole è legata. L'ultimo fatto è quello sulla la lettura di Primo Levi, Sequestro un uomo, di Nicole Orlando. L'ha letta poco anzi, di Primo Levi, e l'ha letta qualche giorno fa in ricorrenza della Shoah. Però a livello social, lo sappiamo benissimo, Nicole,
dia a queste persone, comunica a queste persone l'uso, come si deve usare il social e come non bisogna usarlo, perché come ben sappiamo, Nicole, tu lo sai, con questo gioco su TikTok si stanno, no, stanno morendo tanti bambini, no? Tanti bambini di 9 anni. Oh mamma mia, mi dispiace, non lo sapevo io questo. Tranquilla, tranquilla. Anch'io uso TikTok, però uso solo con la mia amica Iris. E mi raccomando, non imitare mai, non bisogna mai imitare. No, io no, comunque stai tranquillo che io comunque io non mi imito queste cose, perché a me non mi piace. No, Nicola, non è riferito a te, tu sei l'emblema, quindi adesso devi far trasmettere alle persone l'uso corretto dei social. Quindi comunica come bisogna usare la rete. Senso che Gran Fratello a me non mi piace affatto, che le persone che non devono non devono ovviamente insultare a nessuno, comunque anche il rispetto degli altri, anche in rete, giustamente, e soprattutto anche in rete, anche soprattutto non si deve fare queste cose, e non si deve, perché comunque la campagna mia, Nicola, adesso è l'uso corretto dei social, quindi bisogna sapere usare i social, e tu lo stai facendo nel modo più eccellente possibile. Perché quello video che ho fatto io, Gran Fratello, del VIP, senso che io voglio fare capire la gente che devono ragionare con la testa, non pensare a loro, e soprattutto anche il rispetto degli altri. Questa è la mia opinione, punto. La tua opinione a loro gli è arrivata, te lo posso garantire, che la tua opinione a qualcuno di lì dentro ha fatto un po' di risonanza. Lo so che lì è... Tanto io non guardo mai Gran Fratello VIP. Però ti posso dire una cosa, Nicole, il messaggio che tu hai lanciato era forte e chiaro. Quindi chi doveva capire ha capito. Quindi bisogna usare la rete nel modo più di rispettare gli altri in rete. Quindi sì. Bravissima, bravissima. Ecco perché poi ho detto, poi un'altra novità. Questa novità è bellissima. Perché la Nicole, sempre c'è un video sopra Facebook, ma è uscita anche in rete nazionale sul bello che c'è. Mi sono messo in ansia il primo giorno che lei l'ha comunicato su Facebook. Ho detto, alle 2 mi collego, all'una e mezzo e vedo Nicole. Dopo 2 minuti Nicole mette un avviso sulla sua pagina, l'intervista a Nicole Orlando è spostata da destinarsi. No, ho detto, questo non lo dovevano fare. Io mi sono arrabbiato un attimino con me stesso, ho detto, ma non ci posso credere. Dopo 2 giorni riappare di nuovo Nicole con un libro in mano dove dice, sono in diretta oggi, seguitemi sul che bello che tutto il bello che c'è su Rai 2. Dico questo per farvi capire, Nicole ormai è ovunque vedono Nicole, ovunque c'è Nicole, questo è qualcosa di, per me, essenzialmente fantastico, Nicole. Ma la cosa bella è anche presente sui libri di scuola. Sì. Di questa esperienza. Senso che il libro delle scuole dei bambini, che c'ho anche la prima pagina su il libro, non mi viene il nome. Il sussidiario. Sì, su diario, ecco. Io ti seguo tutto di te, io so tutto di te. Lo so. Comunque io sono molto orgogliosa. Questo su diario del libro delle scuole, ecco, io sono ovviamente un po' emozionata tantissimo di vedermi su questo libro su diario delle scuole. Io mi sono scioccato, ovviamente, però sono felice moltissimo, ecco. Sì, Nicole, perché il discorso è uno, Nicole. Quando una persona rispetta gli altri, è ricercata,
cioè tutti cercano Nicole della serie, no? Perché Nicole è l'emblema di qualcosa che io personalmente non ho mai visto. Ci sono state altre persone, altri personaggi che hanno spaccato, però Nicole trasmette qualcosa in più del solito personaggio pubblico. Un altro, finiamo questa nostra intervista con il gioco, ma dopo chiedi, ragazzo, tu fallo entrare. Cosa? Chi è? Con chi parli, Nicole? No, stai tranquillo, so che c'era mio nonno e mi stava parlando e io ho detto... Ma voglio capire, ma in quella stanza chi c'è? La platea? La platea che vuole vedere Nicole come parla in diretta. C'è il nonno, è venuta la mamma, tutti cercano Nicole. Che bello! Lo so, scusami, perché lo sai che mio padre... È una cosa bella, Nicole, è una cosa fantastica. Vai. Posso dire una cosa? Lo sai che mio padre mi ha dato tantissimo... Perché io ho un carattere molto forte come mio padre, e perché lui, senso che c'ha un carattere come me, perché io sono come lui, sai, perché io sono il sangue con mio padre, ecco, perché sono anche... Tuo padre, okay, sì, perché mi ha dato la forza anche lui, e io con mio padre e mio fratello siamo interisti, siamo dell'Inter, la mia mamma, mio zio e mio nonno sono del Toro, ecco, capito? Penso che mio padre mi ha dato tantissimo e mi dà sempre il coraggio che mi dà, ecco, sai? Il gioco adesso facciamo il gioco, perché stiamo per terminare la nostra intervista, un gioco di Nicole. Nicole ama l'atletica. Perché ami l'atletica? Tre parole schiette, Nicole, sincere, tre parole. Perché ami l'atletica? Tre aggettivi, tre parole, anzi. Che dire, l'atletica c'ha la forza, la carica e determinazione. Qual è il motto della tua vita? Come? Il motto della tua vita. Il mondo di? Il tuo motto. Ah, il mio motto è stato dire non ce la faccio. Cosa faresti di più di quello che hai fatto finora? Cosa faresti di più? Non lo so che cosa devo dire. Lo sai che questo ti fa capire a Nicole veramente che è una ragazza umile? Cioè, un atleta cosa fa? Io voglio vincere questa cosa. Invece Nicole... speriamo. Nicole ferma, così. Vediamo cosa viene, faccio. Brava Nicole, sono contento. In questo periodo di pandemia, cosa faresti per aiutare chi ha bisogno? Se hanno bisogno di me, se hanno bisogno di me, io sono qui per loro. Se vogliono esprimere un sentimenti, di emozioni, io lo sento così, sai, io provo la sensazione dentro di me, ecco, sai? Brava Nicolo, brava. Perché io ho... Scusami, io amo ovviamente, penso, sono felice tantissimo, perché mi piace stare con tutti i miei fan, fare i selfie, fare autografi, io lo adoro tantissimo. Lo ami tantissimo, allora voglio che mi fai un autografo, me lo spedisci per posta. Sì. E voglio il tuo autografo. Ah, ok, perfetto. È un libro, è il libro vietato dire non ce la faccio, quello ci tengo fortemente. Ma lo sì. Lo devo mettere in vista nel mio studio. Che rida. Lei quando parla con me rida. Cioè io... Cosa devo fare io?
Sei fantastica. Social, parole importanti per aiutare a chi usa i social. Lo so, lo so. Tre parole per dire i social quanto sono importanti. Ok. Nicole, ci sei, no? Sì, ci sono, ci sono. Tre parole per dire i social quanto sono importanti. Social è importante, non so, mi piace stare con tutti, ecco. Salutiamo la mamma Roberta. Ciao, non abbiamo capito. Ho preso lei perché lei è quella che si fa la manager per le interviste di Nicole. Sto dicendo, signora Roberta, le tre parole per identificare i social. Social network, tre parole, come usarli? I social network, tre parole per identificare i social network. Sì. Ah. Nicola ha detto tre fasi, tre parole che erano fantastiche e sono rispetto, amicizia, no Nicole? Sì, giusto, rispetto degli altri. Amicizia e amore. Io ti lascio perché veramente il tempo si è fatto una certa. Oggi è sabato sera, la mamma è stanchissima, Nicole no, ma la mamma si vede dagli occhi che è stanca. E poi sentirsi sempre Davide che parla, diciamo, è un pochettino scocciante. Però poi ce la pronta, noi ceniamo presto, sai com'è. Vi lascerò subito. Io vi mando, mandatemi l'indirizzo vostro di così vi faccio l'intervista e ve la spedisco per email qualsiasi. E io ho detto a Nicole, io voglio il libro, l'autografo di Nicole con una dedica a Teddy DJ, perché certo. La devo mettere in un quadro, la devo mettere nel mio studio. E poi il libro, quello è qualcosa di fantastico, io lo voglio perché l'ho sempre desiderato e lo voglio giustamente, ma io adesso vi lascio, vi saluto, mando un bacio virtuale a Nicole perché purtroppo la pandemia il libro lo diciamo anche a tutti quelli che lo vogliono acquistare, sì, lo trovate sì. Su Amazon oppure in qualsiasi libreria, lo ordinate e ve lo fanno arrivare. Facciamo una cosa Roberta, sulla locandina che io ho messo sulla pagina, sì, l'intervista di Nicole, mettete il link, taggatelo voi, il link del dove si può trovare tranquillamente il libro, perché vogliamo fortemente che questo libro vada allo spacco, no? Spacca Niki. Perché veramente Niki, io vi lascio, vi do un saluto, un bacio fortissimo alla mia amica speciale Nicole Orlando, e vi faccio vedere questo video dopo la chiamata, subito ci sentiamo per telefono dopo la fine dell'intervista e poi vi lascio mangiare. Vabbè. Buon appetito, grazie. Buon appetito. Ciao. Ci sentiamo a breve, eh? Vi faccio vedere il video. Ciao a tutti. Ciao. In collaborazione con Magilla Spettacoli presenta Dimmi la tua, interviste con i personaggi e gli artisti del momento ogni martedì, giovedì e sabato alle 19:30 in diretta live sulla pagina Facebook Radio OK. Conduce Daddy DJ.